Per Visual Pego, dopo venerdì 21, dopo la serata dedicata ai cortometraggi in Kasbah, abbiamo qui Alessandro Sala, al quale chiediamo di presentare a se stesso i suoi prodotti. Presentare me stesso. Allora, beh, come hai detto tu, io sono Alessandro Sala e mi sono presentato. No, io comunque fin da ragazzino, diciamo, ho avuto questa passione per il cinema e quindi ho sempre tentato di cimentarmi un po' in quest'arte, ovviamente con i mezzi che avevo a disposizione. E che dire, ho girato alcuni cortometraggi, alcuni molti, tra virgolette, amatoriali. Alcuni più seguiti, diciamo, come Caccia al Lupo, e niente, cioè, il ciuffo della faccenda è questo, diciamo. Dunque, visto che Alessandro è un esperto, ci facciamo spiegare proprio da lui che cos'è un cortometraggio. Cos'è un cortometraggio? Allora, se vogliamo proprio metterla in termini tecnici, un cortometraggio è un film, un prodotto audiovisivo che di solito dura dagli 0 ai 20 minuti, però in realtà col tempo queste limitazioni, queste durate sono cambiate col tempo, perché per esempio adesso ci sono dei concorsi che fanno i cortometraggi anche a 30-40 minuti. Solitamente i cortometraggi durano una quindicina di minuti, mettiamola così. Caccia al Lupo dura un 16 minuti, quindi siamo lì. I cortometraggi sono queste cose, quindi il problema dei cortometraggi è che tu devi riuscire a raccontare, a dare qualcosa, a esprimere qualcosa, la tua idea in così poco tempo. Per questo è delle volte, anzi molto spesso è molto più difficile realizzare cortometraggi che lungometraggi, anche se ci sono i pro e i contro sia nei lungometraggi che nei cortometraggi, diciamo. Quindi in un cortometraggio cosa pesa di più? Alcuni esempi, il ritmo, la velocità, i significati simbolici, gli attori e soprattutto perché avete scelto la formula del cortometraggio e non altre formule, quali per esempio il film lungo o per esempio le scenette semplici o altri modi di esprimere la vostra arte. Diciamo che il cortometraggio deve presentare un po' tutti questi elementi che hai detto tu, però non è detto, cioè, di solito, i cortometraggi sono cose tra virgolette molto artistiche, molto complicate, nel senso che col cortometraggio un autore, un regista ha più possibilità di esprimere una certa interiorità, quindi in realtà molti cortometraggi sono difficili da capire per gli spettatori comuni che vanno al cinema. Ci sono i pro e i contro, come dicevo, dei cortometraggi e dei lungometraggi a livello anche di realizzazione. Quando mi chiedi se realizzare un cortometraggio è una scelta o una necessità, in realtà è tutte e due le cose, perché è una necessità e quindi diventa una scelta, ma può essere anche una scelta e diventare una necessità. Se tu vuoi raccontare una storia che comunque prevedi non lunga, è chiaro che il cortometraggio è più accessibile. Per ragazzi come noi che non hanno mezzi specifici, non hanno budget, il cortometraggio è una necessità, cioè abbiamo solo questo modo per esprimere visivamente quello che noi vogliamo fare. E poi per giovani come noi che non hanno dietro una casa di produzione o dei budget straordinari, il lungometraggio è anche uno svantaggio perché comunque non hai molta visibilità. Sono molto più, per esempio, molto più diffusi i festival di cortometraggi che di lungometraggi. Festival dei lungometraggi sono delle cose già molto più in alto, come i festival che conosciamo tutti, quelli di Venezia o di altri famosissimi concorsi, che però lì abbiamo già una certa qualità, ecco. Parliamo quindi del cortometraggio che hai presentato, uno dei tanti che hai presentato, ma comunque quello si può dire la punta di diamante del tuo repertorio, Caccia al Lupo, che hai presentato alla serata di presentazione dei cortometraggi in Kasbah. Parlaci un po' di questo prodotto e soprattutto con un occhio di riguardo alla musica, essendo questa, come è scritto peraltro nei titoli di coda, composta direttamente da un gruppo e registrata da un gruppo. Esatto, la musica è stata una bella sorpresa. Partiamo dalla musica. La musica è stata fatta da un gruppo locale, con supervisione dell'onnipotente Kwame Nkino Ares, che è anche l'attore principale. E io sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso, perché effettivamente questi ragazzi hanno fatto un lavoro che è eccezionale.
cioè loro mi hanno portato una colonna sonora completa, registrata benissimo, con un suono perfetto, che in un modo straordinario, non so come hanno fatto, stava perfettamente nelle scene che io avevo pensato, me l'hanno portata, lo rivelo, me l'hanno portata una settimana prima. Beh, ricordiamo il nome del gruppo. I Fanculo, no, un nome, una leggenda. E cioè, era perfetta. E oltretutto, ritornando al discorso del ritmo, senza la musica, perché io ho visto anche il film senza musica, assolutamente un altro discorso quel film lì. Cioè, non, cioè la musica ha dato un contributo enorme al ritmo, alla velocità, all'ironia del film, ed era quello che volevo. Cioè, io posso solo elogiare questi ragazzi perché hanno fatto un lavoro incredibile nel tempo che avevamo, quindi grazie. Prima dell'intervista mi dicevi che quando vi trovavate era una festa continua, insomma vi siete molto divertiti a fare questo corto. Ti chiedo quindi di dirci quanto ci avete messo, direi, lo dirai tu, quanto ci avete messo, ma soprattutto, oltre ai momenti felici e di gioia, un po' le difficoltà che avete incontrato. Una su tutti, ti lancio l'esca, il budget. Il budget che non c'è, perché il budget non c'è mai, ma apposta, è una scelta, lo facciamo apposta per far vedere alla gente che riusciamo a fare delle belle cose anche senza budget. No, però in effetti è anche un po' vero, cioè è anche una provocazione. E allora, ci siamo divertiti, questo è vero, perché comunque avevamo delle persone, delle personalità dentro al lavoro, soprattutto gli attori, che erano, oltre a persone che io conosco da una vita e quindi so che posso fidarmi di loro, avevamo anche Ares, che era la prima volta che lavoravo con lui, e ci siamo divertiti tantissimo. Questo non toglie che ci sono stati dei momenti di difficoltà, però la difficoltà più che altro è stata nella preparazione, cioè nel trovare i mezzi, nel trovare la videocamera, nel trovare i costumi, nel trovare chi ci facesse poi la musica, nel trovare il ragazzo che faceva il montaggio. Insomma, tutta la preparazione è stato il periodo più lungo del film, ed è per questo che ci abbiamo impiegato 2 anni per realizzare il film. Cioè non è stato tanto il lavoro di riprese, che è durato sino a 2 mesetti, neanche 1 mese e mezzo, ma è stato proprio il lavoro di preparazione, quello più difficile, più lungo, in cui abbiamo tribolato, io ho tribolato molto. Quindi Alessandro, dopo il successo di Caccia al Lupo, perché io c'ero, no, è stato un successo, le ambizioni di Alessandro Sala, e ti lancio una provocazione, visto il panorama cinematografico italiano e lo spazio che questo riserva un po' ai registi emergenti come te. Allora, intanto mi lauro, perché fra un mese mi lauro, quindi quella è la priorità assoluta. Dopo non lo so. No, nel senso che comunque, allora, intanto molti, ecco, ne approfitto per dire questa cosa, molti si lamentano, ma quando è che metti il cortometraggio su internet, che lo vogliamo vedere? Purtroppo non posso ancora inserirlo sul web, perché abbiamo in ballo di mandarlo a qualche concorso. Abbiamo già adocchiato qualcosa, non voglio rivelare niente perché... e vediamo insomma se possiamo avere anche questo sbocco, ecco, per farlo vedere anche da altre parti, dopodiché potremmo finalmente pubblicarlo sul web. Ambizioni ce ne sono tante, ci sono tanti progetti, tante cose che vorremmo fare, dico vorremmo perché siamo in più persone, però come sempre, come capita a molti ragazzi come me che vorrebbero fare questo mestiere, le condizioni sono molto 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 svantaggiose. Allora, vabbè, la domanda me l'hai già fatta. Allora, intanto priorità assoluta la laurea, mi devo laureare, e quindi quello fra un mese, cioè. Ambizioni, progetti futuri ce ne sono tanti, abbiamo qualche idea che vorremmo sviluppare anche con Visual Pego, nel caso, però sai, insomma, ci sono sempre dei problemi, nel senso che abbiamo, come Caccia al Lupo e come altri lavori a cui abbiamo lavorato, e penso anche in futuro, avremo sempre il solito problema dei budget, dei mezzi e soprattutto della visibilità, perché il problema principale dopo non è tanto realizzare le cose, perché comunque abbiamo capito che avendo un po' di pazienza, che con pochi mezzi si riesce a far tutto.
quasi tutto, però è proprio la visibilità, cioè come fa un ragazzo che vuole far cinema oggi a farsi notare da qualcuno per poter realizzare poi un lungometraggio, e come fa poi una volta realizzato il suo primo lungometraggio ad andare avanti? Sono delle difficoltà che si riscontrano molte volte, ci sono un sacco di autori che fanno il primo film e poi spariscono perché non hanno più la possibilità di andare avanti. E questa è una cosa che tutti, anche noi, sentiamo a un certo punto di vista. Quindi Alessandro, visto il peso che il budget ha nella realizzazione del film, ti chiediamo se, per esempio, in Caccia al Lupo hai dovuto fare delle rinunce, hai dovuto modificare i tuoi piani a causa di queste mancanze di budget. Hai voglia, è successo un sacco di volte. Io di solito, noi, perché parlo anche dell'altro ragazzo che ha scritto con me la sceneggiatura, quando abbiamo scritto la sceneggiatura abbiamo buttato giù le nostre idee senza pensare al dopo. Ovviamente, ovviamente col tempo dopo le cose cambiano. Ti dico solo una cosa, noi la 500 la volevamo far saltare in aria. Cioè, all'inizio volevamo farla saltare in aria. Sapevamo fin da subito che la cosa non sarebbe stata possibile, però intanto l'abbiamo buttata giù. Però sì, effettivamente molte cose non sono potute venire fuori, soprattutto considerato che il Caccia al Lupo era nato come un lungometraggio all'inizio, e quindi anche questo, vedi che le cose sono cambiate parecchio, ecco. Perfetto. Quindi, per concludere, Alessandro, un consiglio per chi volesse, per i giovani che ci stanno seguendo, qualora volessero avvicinarsi al mondo del cortometraggio, quali sono i mezzi a loro disposizione? Mi vengono in mente festival, YouTube, altri canali video, e soprattutto dove possiamo andare a vedere i tuoi prodotti e se possiamo andare a vedere finalmente Caccia al Lupo. Allora, consiglio per tutti gli aspiranti, lasciate perdere che è meglio. No, no, in realtà uno, se vuole realizzare dei cortometraggi, oggi con le tecnologie che abbiamo a portata di mano potrebbe farlo benissimo. Il problema è, ripeto, dove va a finire poi questa cosa, cioè dove può avere una visibilità. Sotto questo punto di vista oggi internet ha una mano grandiosa, ci sono dei fenomeni nati su internet che hanno veramente riscosso molto successo, nel bene e nel male. YouTube e anche altri canali internet dove appunto si possono vedere dei video, può essere un vantaggio, anche uno svantaggio, perché comunque un video postato su YouTube finisce nella marea dei video che ci sono e magari non lo vede nessuno. Ci sono i festival, quelli ci sono sempre stati, è più difficile dei festival, nel senso che molti festival hanno delle tematiche, quindi magari uno deve fare una trama abbozzata proprio per quel festival, per quella categoria. E le possibilità sono tante, come le difficoltà, questo non c'è niente da... Caccia al Lupo dove lo troviamo? Caccia al Lupo non lo trovate al momento, non lo trovate, trovate il trailer, trovate magari qualche chicca dal set sul mio canale, che si chiama Yaspala, non chiedetemi come ho saltato fuori il nome, che non lo so neanche io, e dove potete trovare anche altri lavori che ho fatto, e alcune sono delle porcate assurde, altre sono più studiate, e per Caccia al Lupo abbiate un po' di pazienza, ma arriverà alla fine. Arriverà. Certo, fortunati che l'hanno visto il 21, fortunati. In vista, Alessandro, di un tuo prossimo lavoro, di un tuo prossimo progetto, di un tuo prossimo cortometraggio o di un tuo prossimo filmone, ecco. Avatar 2. Cerchi collaboratori, qualcuno si può proporre a te per collaborare come attore, come cameraman, come esperto di montaggio? Lasciaci un contatto. Allora, prima di tutto, io, qualunque persona abbia delle idee, per me è sempre, può sempre venire a trovare, può sempre parlarmi, qualsiasi idea. Anzi, ti dirò, sono io che cerco da lavorare, no, nel senso che purtroppo io vivo in una realtà che non dà molto spazio a queste cose, alla cultura in generale, e anzi, ringrazio Visual Paper che mi ha dato questa possibilità, e quindi in realtà sono due cose, cioè cerco qualcuno che volesse fare qualcosa, ma anch'io cerco qualcosa da fare, quindi
potete trovarmi, potete cercarmi su Facebook, potete cercarmi sul, su YouTube, lì troverete tutti i contatti, email, telefono, quello che volete. Quindi ringraziamo Alessandro Sala per la sua disponibilità. Grazie a voi. Gli auguriamo di riuscire a trovare un budget. No, gli auguriamo di laurearsi. Potrebbe... Di laurearsi e trovare un budget per riuscire a, finalmente a far saltare in aria la macchina 500. E soprattutto gli auguriamo un successo, un grande successo per Caccia al Lupo. Speriamo, io tengo molto a questo film. Quindi... Speriamo. Grazie a voi. Grazie.